giornalista italiano, dopo aver premiato una giornalista russa e un giornalista serbo. Siamo entrati anche noi italiani in questo club, non molto onorato, diciamo, di paesi nei quali i giornalisti che fanno il loro mestiere meritano un premio perché sono considerati strani, mentre negli altri paesi sono considerati normali. Io penso di essere un giornalista normale in un paese che non è più normale da diversi anni, quindi penso che questo premio sia un premio che tramite me va a tutti quelli che fanno il mio stesso lavoro e continuano a farlo bene. Fortunatamente in Italia sono ancora tanti, anche se insomma, non fanno una grande carriera e hanno diverse difficoltà. Quindi questo è un premio che, se non onora il mio paese, onora molto me. E lo voglio dedicare in particolare a un grandissimo giornalista di cui in questi giorni ricorre il 100° anniversario dalla nascita, e cioè Indro Montanelli, che io ho avuto la fortuna di avere come direttore per 7 anni, prima al Giornale e poi alla Voce. Prima si diceva che la libertà di stampa in Italia esiste soltanto sulla carta. Ecco, esiste sulla carta, ma non molto sulla carta stampata e quasi per nulla sulla televisione. Io in questi pochi minuti vorrei cercare di riassumere gli elementi fondamentali del caso italiano, proprio perché penso che sia utile che questa iniziativa possa servire a sottolineare l'allarme che dovrebbe accompagnare il caso italiano, che invece viene molto sottovalutato a livello internazionale, e soprattutto viene sottovalutato il pericolo di contagio che il caso italiano può propagare in altri paesi, visto che il modello che si sta costruendo in Italia, o forse che è già stato costruito in Italia, è un modello che fa molto comodo alle classi dirigenti e alle classi politiche. Il fatto di riuscire a sbarazzarsi contemporaneamente di tutti i poteri di controllo, non soltanto della stampa, ma progressivamente anche della Costituzione, della magistratura, di tutti quei bilanciamenti che reggono le democrazie, che in Italia ormai sono stati spazzati via, è naturalmente una tentazione talmente forte che prima o poi qualcun altro in qualche altro paese avrà probabilmente la stessa tentazione di provare a imitare quello che è riuscito con grande successo, disgraziatamente, in Italia con Berlusconi. Nel 1994, lo ricordava giustamente il Presidente, molto informato anche su questo, accadeva un antipasto, accadeva un aperitivo di quello che poi è successo nei successivi 15 anni, ed è un fatto che riguardò appunto il Giornale, di cui Montanelli era il fondatore da 20 anni, era il direttore, e di cui Berlusconi era stato l'editore fino al 1992. Poi per legge aveva dovuto lasciare quel giornale, perché la legge gli imponeva, per potersi tenere le sue 3 televisioni, di non possedere giornali carta stampata, e allora lui lo cedette a suo fratello. Da quel momento, almeno pro forma, l'editore del Giornale era Paolo Berlusconi e non Silvio Berlusconi. Però quando poi si trattò di entrare in politica, Silvio Berlusconi chiamò Montanelli e gli disse: io entro in politica, faccio un partito, il Giornale dovrà diventare ovviamente un giornale di partito che combatterà la stessa battaglia, e i miei organi di informazione dovranno diventare una grande orchestra che suonerà tutta lo stesso partito che scrivo io. Montanelli gli disse: non sono arrivato a 85 anni per diventare una trombetta del tuo partito, e quindi gli disse che mai si sarebbe ridotto a fare da propagandista e da agitprop di Forza Italia, e quindi Berlusconi cominciò a lavorare per logorarlo ai fianchi e per costringerlo alle dimissioni, visto che non aveva il coraggio di licenziarlo, in quanto Montanelli è il più grande giornalista che l'Italia abbia mai avuto e che probabilmente avrà mai nella sua storia anche futura. Sperava che Montanelli, attaccato quotidianamente dai killer televisivi di Berlusconi tramite le sue televisioni, si stufasse e desse le dimissioni. Invece Montanelli restò al suo posto,
costringendo Berlusconi a cacciarlo, e in una famosa giornata, l'8 gennaio del 94, Berlusconi fece irruzione nell'assemblea dei giornalisti del giornale per avvertirli che se volevano avere nuove tecnologie, il giornale era l'unico quotidiano nazionale che ancora batteva sulle macchine per scrivere, nel 1994 non si vedeva un computer, se si volevano le nuove tecnologie e tutto quanto, bisognava combattere la battaglia di Berlusconi con il mitra e non con il fioretto, dato che Montanelli non era disponibile a impugnare il mitra, e allora i giornalisti naturalmente capirono il senso del discorso di Berlusconi, che era venuto a parlare ai giornalisti di un giornale che non era più il suo, all'insaputa e in assenza del direttore del giornale, per invitare la redazione a ribellarsi alla linea libera e indipendente incarnata dal direttore. In quel momento Montanelli si dimise e fondò un nuovo giornale al quale chiedemmo di poter andare tutti, e 50 di noi riuscirono ad andare a lavorarci. Un giornale che si basava su una public company e non più su un editore, su un padrone, che purtroppo naufragò per le ragioni che giustamente diceva prima il Presidente, cioè un sistematico boicottaggio pubblicitario per strozzare questo giornale, La Voce. Direi che in quel caso c'erano tutti gli ingredienti del caso italiano, che poi si è dispiegato e si è spalmato nel corso di questi 15 anni, perché c'era innanzitutto l'anomalia di un proprietario di mezzi di comunicazione che andava in politica. Stiamo parlando di un signore che è proprietario del 50% del panorama televisivo nazionale, cioè di tutta la televisione privata, tramite aziende di cui lui è l'editore, quindi dove lui paga gli stipendi a centinaia e centinaia di giornalisti. Stiamo parlando di un signore che tramite i figli è proprietario della più grande casa editrice italiana, la Mondadori, che pubblica settimanali, mensili, riviste, un centinaio di testate, oltre a essere l'editore che pubblica il maggior numero di libri. Stiamo parlando di un signore che investe di politico, di maggioranza, controlla i due terzi dell'altra 50% del panorama televisivo, e cioè della televisione pubblica, visto che due reti su tre sono dirette da uomini messi lì da lui o dai suoi alleati. E di solito i dirigenti che vengono messi alla televisione pubblica sono dipendenti di Berlusconi, provenienti dalle sue televisioni e dai suoi giornali, di solito i più scadenti, anche perché i migliori li tiene nelle sue aziende, i più scadenti invece li mette nella televisione pubblica, che così perde ascolti e quindi perde spazi pubblicitari, mentre le sue aziende li guadagnano. Questo monopolio quasi della televisione gli consente non soltanto di farsi propaganda e di ottenere praticamente il silenzio su tutto ciò che lui vuole coperto da silenzio, ma gli consente soprattutto di dettare ai cittadini l'agenda unica degli argomenti dei quali si è autorizzati a parlare, quindi a pensare, e invece degli argomenti tabù dei quali nessuno deve parlare, in modo che la gente così smetta di pensarci. Questa agenda è un menù che lui traccia ogni giorno e che diffonde a reti unificate. Non prevede naturalmente discorsi sulla mafia, non prevede discorsi sulla corruzione, non prevede discorsi sugli scandali, non prevede discorsi sul suo passato o sul passato dei suoi uomini, per cui oggi a nessuno viene in mente che il Presidente del Consiglio è un signore che frequentava mafiosi, che assumeva mafiosi in casa sua, è un signore che è proprietario di una casa editrice
non per averla comprata, ma per averla ottenuta sulla base di una sentenza di un giudice corrotto con denaro dei fondi esteri delle sue aziende tramite i suoi avvocati, che sono stati tutti condannati insieme al giudice corrotto, ma lui si è dimenticato di restituire la casa editrice che aveva sottratto a un concorrente in base a una sentenza corrotta, comprata da un giudice venduto.